Pasquale Taverna, sindaco di Bianchi, siamo qui nella tua città per questa quarta edizione del Presepe Vivente organizzato dalla parrocchia guidata dal sacerdote Don Giuseppe. Grazie a Libere TV che ancora una volta ci segue e ci dà la possibilità di farci conoscere. È vero, è la quarta edizione questa di quest'anno ed è una edizione ancora straordinaria, perché abbiamo notato che c'è molta passione, molto attaccamento dei partecipanti. I figuranti sono numerosissimi, circa 100, donne, bambini, anche anziani, persone che facevano proprio il mestiere di fabbro, falegname e quant'altro. Noi come amministrazione abbiamo sostenuto subito l'iniziativa di Don Giuseppe per proporre alla gente di rivivere il Natale di una volta. Dei tanti presepi che ci sono, noi ci vantiamo di avere un presepe come rappresentatività genuina proprio ai tempi di 2000 anni fa. Non abbiamo voluto allestire scene fantastiche, ma solo povere, sincere e naturali. Ed è quello che vengono apprezzate, e questa serata ci sta dando l'orgoglio che l'impegno di questi volontari è veramente ripagato. Quindi un grazie a Don Giuseppe per questo suo impegno, e troverà sempre nell'amministrazione comunale una spalla per poter promuovere, aiutare e far conoscere questo piccolo angolo di Calabria che è Bianchi in provincia di Cosenza. Grazie di nuovo a Libere TV.